Oggi, 17 settembre, festeggiamo San Lamberto di Maastricht, vescovo e martire, morto nel 705. Tra gli altri santi festeggiati oggi, e cioè San Satiro, fratello di Sant'Ambrogio, arcivescovo di Milano, e San Pietro d'Arbues, primo inquisitore del Regno d'Aragona e martire della fede, abbiamo prescelto San Lamberto. Non solo perché il suo nome rivive in moltissimi fedeli, ma perché la sua figura offre un insegnamento, un significato ancora attuale. Egli fu uno dei molti santi, vescovo e martire fioriti nei paesi europei nell'alto Medioevo, quando si formavano le varie potenze nazionali e la vita politica era assai movimentata. La figura di questi santi appare perciò spesso legata alle vicende politiche e può nascere il dubbio che anche la loro fama rifletta compiacenti sentimenti nazionalistici o tragga origine dalle ambizioni di un popolo o di una dinastia. Più spesso è vero il contrario. Questi santi, specialmente vescovi, ebbero quasi sempre di fronte i potenti della terra non come protettori, ma come avversari. Raramente gli interessi di una dinastia coincidono con gli interessi spirituali di un popolo. Quasi mai le azioni di un potente sono guidate da preoccupazioni morali. Il vescovo, invece, è responsabile della vita spirituale del proprio gregge. Il suo insegnamento è stato fissato da Gesù, attuato dagli Apostoli, custodito dalla Chiesa. Non può, non deve essere piegato e manipolato secondo le contingenze e le convenienze. Nasce allora quel conflitto perenne tra lo spirituale e il temporale, l'interesse dei pochi e la salvezza dei molti. San Lamberto, nato e vissuto nel Belgio, al tempo del dominio franco nel VII secolo, offre un esempio che fa testo. Figlio di una ricca famiglia comitale, compì i suoi studi alla corte reale e se avesse desiderato gloria mondana e potenza politica, avrebbe facilmente potuto seguire la via dei suoi progenitori. Forse con maggiore fortuna, grazie alle sue doti non comuni. Invece si mise sotto la guida del vescovo di Maastricht, Teodardo, anch'egli santo, e si dette a vita religiosa. Nel 671, tornando da un viaggio a corte, il vescovo Teodardo fu assassinato. San Lamberto venne chiamato a succedergli. Accettò tremante, non per paura della violenza, ma per soggezione della terribile responsabilità. Fu vescovo sapiente, sicuro, caritatevole e intemerato. Poco dopo, anche il re Childerico II venne assassinato e il potere passò ad un ex esiliato, Ebroino, maestro di palazzo. Egli inferì contro tutti coloro che dal regno di Childerico avevano tratto vantaggi o favori. Anche il vescovo Lamberto apparve compromesso e fu costretto a fuggire. Si rifugiò in un monastero, mentre un usurpatore assumeva l'episcopato. Nel pio rifugio, San Lamberto passò 7 anni, vivendo come il più umile dei monaci, senza rimpianti per la passata dignità. Ma le vicende politiche mutarono di nuovo. A sua volta, Ebroino venne assassinato e il potere passò a Pipino II d'Erista. Questi richiamò il vescovo alla sua sede di Maastricht, dove Lamberto riprese le sue attività di saggio pastore, allargando l'opera missionaria nelle regioni ancora pagane.
Si penserebbe che la prudente tattica di San Lamberto, ammaestrato dall'esperienza, sia stata quella di tenersi buono, come si dice, l'arbitro delle sue fortune terrene. Ma essere vescovo non è una comoda dignità, è una gravosa responsabilità. Significa essere maestro di vita, oltre che maestro di dottrina. Pipino II dava al popolo esempio scandaloso commettendo adulterio con una donna chiamata Alpais. Per San Lamberto non era in gratitudine di beneficiato, ma dovere di pastore rimproverare al re la sua condotta. Ma il peccato fece torcere gli occhi del re giusto. San Lamberto cadde così di nuovo in disgrazia dei potenti. Poco dopo venne ucciso da due sicari mentre usciva da un oratorio dove aveva lungamente pregato. Annocentibus innocens, dice di San Lamberto il martirologio, cioè innocente vittima dei peccatori, martire del proprio dovere di cristiano e di vescovo, che è quello di insegnare la verità e predicare la virtù senza timori né soggezioni, senza favoritismi né partigianerie, nella fortuna avversa e in quella seconda, fermo nel perno immutabile della fede, attorno al quale oscilla senza riposo la vita degli uomini e la storia del mondo. Oggi festeggiamo anche San Satiro, confessore del IV secolo, San Pietro d'Arbues, martire 1440-1485, Santa Arianna, martire nel II secolo, e tutti i santi del paradiso, pregate per noi. Amen.